Oggi andiamo, anche se è l'ultimo della settimana, i gruppi muscolari sono quelli più piccoli, quelli delle braccia e anche le spalle in più nel finale, vedrai una specializzazione per schiena, dorsali e pettorali, però anzi andrò a inserire una nuova specializzazione più che altro andiamo a specializzare per la parte alta del pettorale e in più anche per la parte centrale, più focus ovviamente, entrano in gioco anche gli altri gruppi muscolari, però con una minore attivazione. Dicevo che anche se stiamo utilizzando come terzo allenamento della settimana i gruppi muscolari più piccoli, ok, a parte che il gruppo dei deltoidi è un gruppo abbastanza grande, è un allenamento veramente intenso, perché ecco, lo vedrai subito quando iniziamo di cosa si tratta, perché questo allenamento di oggi è veramente micidiale per le spalle, ma anche per il gruppo delle braccia, utilizzando le super serie, alte ripetizioni e brevissime pause tra le serie. Da paura, iniziamo! Giorno 9 di allenamento, siamo a metà strada, iniziamo il gruppo delle spalle, ci concentriamo come i cecchini sull'obiettivo, è il nostro obiettivo, cioè il capo laterale deltoide mediale, perché è questo che devi dare maggiore priorità quando vuoi ingrandire le tue spalle e o fare un allenamento più efficiente. Se non sei già iscritto, ti consiglio di iscriverti, guardare gli altri video, dopo capirai un po' di cose, altrimenti se sei già iscritto siamo pronti a partire. Prima serie, 20 ripetizioni, 3 secondi, facciamo solo metà perché la metà del movimento della ripetizione, dalla testa più o meno un po' sopra la testa, lavora maggior focus principalmente il capo mediale, il capo laterale. 3 secondi per la discesa e 3 e 1 per la salita, 2, 3 e siamo a 4. I gomiti leggermente in avanti. Cedimento solo in prima serie, 30-35 secondi di pausa. Si va a incrementare un po' il carico per portarci a 9 ripetizioni. No cedimento per la seconda serie. Facciamo partire anche il cronometro e vediamo quanto dura questo allenamento. Dicevo, metà soltanto della ripetizione, poco più sopra la testa perché coinvolgi il capo mediale, da lì in poi si va a coinvolgere il capo frontale e in più rischi la compressione della capsula della spalla. No! Sempre stesso movimento, no cedimento in questa serie, 2, 3 e la seconda. Ancora carico. Ho incrementato anche un po' i carichi in tutte le serie in confronto con la settimana scorsa. Un goccetto d'acqua, se faccio ora.
e un po' di aminoacidi, li prendiamo dopo. E avanti! E facciamo questa volta 5-6. Più veloci. Non ci dimetto, seconda e terza serie. Facciamo partire il cronometro, 2 minuti, anche 2 minuti e mezzo di pausa, perché adesso cominciamo le super serie. Wow, ho già le spalle, sento un ottimo carico di lavoro. E su, per 8 ripetizioni. La prima serie è molto facile, o dovrebbe, non è tanto impegnativa, anche se le ultime ripetizioni li senti lo stesso. Come secondo esercizio abbiamo l'esercizio biomeccanicamente ideale per il nostro capo mediale, però su una scala da 1 a 10 puoi classificarlo come 9, perché ideale al 100% potrebbe essere le alzate laterali al capo, però con impostando la puleggia all'altezza poco più sotto della vita, in modo da ottenere un angolo di forza della resistenza molto più efficiente. Ok, seconda super serie, stesso procedimento, vediamo quanto dura in totale. Una volta che velocizziamo le ripetizioni, questa è la tosta, e la facciamo un po'. Siamo più o meno a 1 minuto e 20 di tempo sotto tensione durante questa. Altri 30-35 secondi o 40 e facciamo partire per l'ultima.
Anche così. Cambiamo l'inquadratura. Micidiale. No, troppo. Ho sbagliato. Wow. Wow, non riesco più a alzare la mano. Facciamo un minutino di pausa, un minuto. Un paio di respiri profondi, ma profondi. Bene, partiamo. Ena su. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e su. Non eseguire nel secondo esercizio delle ripetizioni parziali, perché il range di movimento parziale è inferiore, meno efficace in confronto con un room più completo. Questo è un altro fattore di biomeccanica che rende un esercizio migliore. Prepariamo per la seconda super serie, sempre stesse brevissime pause. Ok.
verso l'esterno, micidiali, queste super serie ti faranno ingrandire le tue spalle come mai prima, ti garantisco. Ultima super serie. Se non hai capito fino adesso, nel secondo esercizio su panca inclinata andiamo un po' più veloce in confronto con il primo esercizio, su 3 secondi, 2 secondi, 3 secondi. Wow. Vai, ma. Non mi viene nemmeno a cominciare questa super serie, già mi fa male prima di partire. Il fuoco all'interno dei tuoi deltoidi, di questo vuol dire avere la precisione del cecchino, punto indovinato, punto sparato. Spalle, gruppo dei deltoidi laterale, mediale, ovviamente entra in gioco anche i restanti due capi, quello frontale e quello posteriore, micidiale. Wow, ottimo, un po' di acqua, 2-3 minuti di pausa e prepariamo per andare ad allenare anche, cominciamo le braccia. Quando inizi la tua scheda di allenamento per le braccia, inizia per primi i tricipiti, perché il pompaggio del bicipite può impedire un maggior allungamento del tricipite. Ok, quindi quando sei contemporaneamente bicipite e tricipiti, per primo parti con i tricipiti, così ottieni dei benefici, ottimi benefici. 20 ripetizioni, spinte su panca leggermente declinata, 3 secondi e 1 secondo su.
Comincia a fare male. Cedimento in questa serie. Incrementiamo un po' il carico. Cedimento. E andiamo con l'ultima serie. Stavolta ripetizioni veloci. Ancora carico. Facciamo partire il cronometro. Tre serie in rapida successione per il primo esercizio. Adesso facciamo 2 minuti di pausa. Facciamo preparare per la super serie di CPT. Wow. Super serie tricipiti include il primo esercizio spinta in basso. Se hai anche la barra a V, puoi anche sostituire con la corda. Io vado bene così, sempre metodi di esecuzione. 6 secondi per il tratto negativo, 2, 3, 4, 5, 6 e 1 di spinta, una leggera contrazione al punto basso per 8 ripetizioni. Siamo in seconda. 2. Un po' più veloci, 3 secondi per il tratto negativo stavolta, sempre 8 ripetizioni.
Questa fa male. Ciao, partire il cronometro. Ottimo, direi. Non male queste super serie. Partiamo. Va male. Non ce la faccio più, devo abbassare un po' il peso, magari questi 2 kg li ho messi sopra. Wow, micidiale. Allora, il primo esercizio, spinta in basso, veramente si sente un ottimo carico di lavoro. Magari anche l'impostazione della puleggia qui, quando tiro per il secondo esercizio, lo sento che non scivola molto bene. Ok, e facciamo anche, adesso stavolta ho abbassato leggermente, bene, un altro po' di così, dai. E vado. Wow, ottimo carico di lavoro. Wow. Sentirai un focus talmente intenso sul tricipite, wow, soprattutto nel primo esercizio, da paura. Wow. Trazioni alla sbarra con la presa stretta e inversa. Ovviamente entra in gioco anche parte della schiena, però noi ci concentriamo sui bicipiti, non raddrizzate del tutto le braccia, tieni un leggero arco per il gomito e andiamo. Un secondo e 3 secondi per su, per negativa, e andiamo 20 ripetizioni o 25 o 30 se riesci, se riesci, se hai fegato più che altro.
Comincia a ustionare. Devi trattenere con i bicipiti, non con la schiena. Wow, come brucia. Un po' di carico aggiuntivo. Stavolta ho raddoppiato il carico. Vediamo se magari non sia troppo. Wow. Sa che è un po' troppo questo, lo vediamo. Quanto andare? Ancora carico, non cedimento per seconda e terza serie. Wow. Anche se partiamo prima dei secondi che ho detto, prima dei 30-35 secondi o i 40, va più che bene, dato che il bicipite è anche un muscolo un po' più piccolo. Andiamo con delle ripetizioni un po' più veloci stavolta, però ovviamente controllate. Vedi come sto controllando il peso? Appena vado ad allungare nel punto alto, prima del maggior allungamento inverto il movimento. Wow, ottimo peso, potevo aggiungere anche molto di più. Un po' di aminoacidi li prendo solo durante l'allenamento, il resto non li prendo mai. Spero che mi aiutino con le super serie, con le prossime super serie brutali. Wow, ottimo. Sei pronto per far tremare i tuoi bicipiti? Ottimo, allora. E segui queste super serie e vedrai cosa vuol dire allenarsi con efficienza dello sforzo. Curl di concentrazione, un secondo su, leggera contrazione, scendiamo in 6 secondi. 4, 5. Sei per 8 ripetizioni. Porta l'interno del manubrio verso l'esterno in questo punto alto. Ugh.
E insieme con il curl panca inclinata, un po' più veloce stavolta, però ovviamente sempre controllato. 2, 3 e su, sempre 8 ripetizioni. Aia, comincia a bruciare. E una è andata. Comincia a fare caldo. Respiri profondi. La seconda è andata. Questa è l'ultima. E vamos! Money!
Sono contento perché, nonostante sono veramente molto molto impegnative, non mi sta girando la testa, non sto vedendo nessuna stella, niente. Vuol dire che sono bene nutrito, anche il riposo importa, il volume è tutto insieme di cose per sapersi allenare in modo efficace, e quello che puoi vedere su questo canale è efficienza dello sforzo. Ti consiglio di iscriverti al canale se non lo sei già, e proseguiamo con ancora un altro esercizio. Andiamo a fare anche i brachiali e dopo facciamo una specializzazione per schiena e pettorali alti. Braccio grosso, non uguale braccio grande. Avere un braccio grande vuol dire avere una simmetria o anche una definizione tra la separazione tra il muscolo del bicipite e anche il tricipite e anche altri piccoli muscoli che coinvolgono la parte alta del braccio. Proseguiamo con l'ultimo esercizio per il gruppo delle braccia. Facciamo curl a martello, metodo rest pause, sempre 3 serie, 15-20 ripetizioni da paura. Per la prima serie controllate, 3 secondi per la discesa e un salito, un secondo per la salita. Respose 10 secondi soltanto, un attimo che sposto anche l'inquadratura, qua siamo già subito. E ci portiamo a 9 ripetizioni se riusciamo. 8, 7. Non ci dimentico. Ultima. Ripetizioni veloci. E questo era tutto il workout per le tue braccia, oppure una scheda allenamento che puoi utilizzarla anche separatamente quando hai intenzione di aumentare la tua massa muscolare. Chiudiamo con la specializzazione per la parte alta del pettorale insieme con la parte centrale della schiena. Si va a specializzare con le super serie, tempi di esecuzione diversa per ciascuna. Niente serie di riscaldamento per la nostra specializzazione. Prima esercizio di estensione su panca leggermente inclinata, altrimenti se andiamo con un'inclinazione troppo abbondante nella parte frontale del deltoide prende sopravvento. Ok, prima esecuzione, un secondo di spinta, non servono serie di riscaldamento, e 6 secondi per la discesa. 2, 3, 4, 5, 6 e su.
Ok, secondo esercizio. Rematore su panca inclinata, con i gomiti larghi, sempre 6 secondi. Ok, un po' di pausa. Questa seconda super serie andiamo a velocizzare le ripetizioni uno a uno. Siamo su 10-12 ripetizioni. Stesso procedimento anche per questo. Facciamo partire il cronometro e poi decide di fare anche la terza super serie. Stavolta cambiamo di nuovo la tipologia di esecuzione, andiamo su 3 secondi per la fase negativa nel ciascun esercizio. Wow. Poi decido di fare questo ciclo di super serie 2 o 3 volte. Wow. Ripetizioni in ciascun esercizio. Yeah.
Io mi fermo qui perché siamo in conclusione della terza settimana su 6 totali. Magari proverò ad aggiungere un altro ciclo di questa super serie nel proprio da, o quinta o sesta settimana. Siamo giunti nel finale anche del giorno 9 di questa scheda massa per chi cerca di aumentare la propria massa muscolare durante il tuo allenamento con i pesi. Vai al cedimento per dipende anche in base a ognuno di noi come la distribuzione delle fibre muscolari. Io ti consiglio di andare al cedimento soltanto nella prima serie, quella ad alte ripetizioni. Per le altre ti fermi un po' prima, magari nel finale della stessa settimana, sesta settimana, andrò a inserire anche delle ripetizioni parziali. Vedo un po' com'è la situazione. In questa terza settimana, nel finale di questa settimana, se ti alleni e segui questa scheda di allenamento, vedrai che cominci, il tuo corpo comincia a diventare un po' più grande in confronto con le prime settimane, che erano la settimana prima e seconda più da apprendimento. Devi avere pazienza e le cose arriveranno se ti alleni bene. Ok, per chi cerca a mantenersi in forma oppure vuole anche tonificarsi o stai cercando soltanto di magari dimagrire un po', ti fermi un paio di ripetizioni prima di tutte le serie, puoi eliminare qualche super serie. Ok, se hai bisogno di domande c'è la sessione commenti, iscriviti al canale, aggiungi un tuo like, non è difficile schiacciare quel pulsante. E io ti ringrazio per aver guardato il video e ti dico ci vediamo alla prossima!